è stato aggredito e preso a botte da coetanei all'improvviso mentre stava giocando come tante altre volte in un campo di calcetto. Il giovane, sotto shock, è sfuggito e si è rifugiato in un locale poco distante. Protagonista della vicenda, un giovane di 13 anni che ha denunciato alla polizia di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi, anche loro minori, nel campo di calcetto della Sales, in via Gioberti, nella zona sud di Firenze. Secondo il suo racconto, almeno 4 coetanei avrebbero frugato nel suo zaino, mentre era impegnato a giocare, portandogli via il portafoglio. Di fronte alle sue proteste, glielo avrebbero restituito, specificando di aver agito per fare uno scherzo. Poi però lo avrebbero spinto a terra e colpito con dei pugni, fino a costringerlo a scappare. Il 13enne, quindi, ha trovato rifugio in un locale della zona, il ristorante Centocanti. È da qui, come hanno confermato i residenti della zona, che è partita la chiamata al 113. Quando, poco dopo, la polizia è arrivata al campetto di calcio, i presunti aggressori se ne erano andati. Il ragazzino, portato al pronto soccorso dai sanitari del 118, ha riportato lievi lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. In corso indagini per risalire all'identità degli aggressori.